Amici di Bracemi ancora, guardate dove sto, Radio, conoscete? Allora, andiamo per ordine, mi hanno invitato a partecipare a una trasmissione dove si parlerà di carne al sangue, ovviamente non potevo dire di no, sono venuto, ho lasciato Jack Gabrielli a casa, ma sto giro non c'è lui, ma c'è Paola, Marcella, la riconoscete? Dopo ve la presento, vi faccio fare un giro per gli studi di Radio, con una talk radio molto importante a Roma nel centro Italia, il direttore Mega Galattico mi ha autorizzato a venire con la telecamera accesa, quindi eccoci qua, giretti radio, dai! Tocca a noi? L'hanno detto? Sì, buono, radio caffè. Permesso? Ciao! Permesso? Oh, ciao. Sei sempre attivo! In che senso? Francesco, Paola. Paola, Francesco. Dove ci accomodiamo? Qui? Sì. Vai, sì. Mettiamoci qua. Dove mi metto? Ho sempre attivo, eh. Vai, in che senso? Sempre ritiro perché tutto, Adesso. Paola, sei pronta? Diciamo sei pronta? Sì. C'è solo Dario Cecchini. È arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata al gusto. Show Food, l'appuntamento del lunedì è vivo più che mai. E per provarlo, perché qualcuno potrebbe dire fammi vedere, eccolo qua, Enrico Camelio, buongiorno. Immagine stessa. Mi sono messo di rosso perché io sono amante della carne in rosso. Sì, e quindi, carne al sangue. Rosso al sangue. E blé, adesso vediamo perché. Carne al sangue. Sanguissimo. Sì. Cioè, di meno... Dire, sanguissimo sa di truce, meglio dire al sangue. Già sì, ma sanguissimo. Super sangue me lo concedi? Ma a me non piace molto, ma vabbè, va te bene, lo concedo, che bene. Devo fare. Però io sono veramente, io mangio tantissimo. Carne, spero che complimenti. A forza di ascoltare in TV fa male. No, io non lo dico che fa, certo, troppa, il troppo è esagerato, anche se fai troppi baci, se tu baci troppo è sbagliato anche quello. Solo troppi baci Perugino. Allora. Quindi per dirti che il troppo in assoluto è un attributo che va ridimensionato. Vabbè, però la carne è buonissima. E dai, io un'altra volta faremo una puntata tra carne e pesce. Questa puntata invece parla solo di carne e delle gradazioni diverse di cottura. Sì, che abbiamo capito da cinque. Quali sono? Io pensavo che erano racconta, 5. Poi presentiamo gli ospiti. Sì, allora, io pensavo che fossero 5. Ho vissuto un po' in Inghilterra, sì. Quindi era sangue, medio cotta e well done, quindi cotta. Ma abbiamo qui un ospite, adesso la presentiamo, che ci ha aggiunto che il blé quindi è ancora meno del sangue. Adesso vediamo proprio le temperature. Andiamo ancora meno cotta che al sangue. Vediamo. Vabbè. Allora, salutiamo i nostri ospiti, Michele Ruschioni di Bracciami Ancora. Michele, buongiorno. Che la brace sia con voi. Eccola. Buongiorno. Buongiorno. A te. Benvenuto. È Bracciami Ancora, che è un, direi, un marchio. È un marchio. Marchio di fabbrica, ma certamente. Un marchio che veicola emozioni infuocate. Quando hai scoperto la brace, tu? A 8 anni, ho bruciato la prima salsiccia. Quindi quel danno l'avevi fatta, Michele. Pure troppo danno. È stato ho fatto precoce, danni. È stato precoce. Paola Marcella, buongiorno. Ciao a tutti. Grill chef. Cosa significa grill chef? Grill chef è... Che esclusivamente ti occupi di carne grigliata. Praticamente io sono... Carne e pesce, suppongo. No, solamente carne. Solo carne. In steakhouse, faccio servizio pranzo e cena. Sì. E sono a contatto diretto con il pubblico. Quindi conosco anche i gusti del pubblico, che spesso non combaciano poi... con una cottura sempre al sangue, quindi anche questa è una materia interessante sulla quale si potrebbe parlare. E allora subito la domanda va a questo, il pubblico cosa preferisce? Sì, bravo. Allora, il pubblico italiano, diciamo, il ben cotto, sono quasi sicuro. C'è l'amatore sì. Ovviamente rispetto alle cotture adatte per la tipologia di carne, ma ci sono anche molti che piace la carne ben cotta. Sì, sì, me ne sono sicuro io. Che danno. Ben cotta. No, ben cotta. Lo so. Sento dire spesso ben cotta io. Che dolore. È una missione, cercare di far capire al cliente ma la ben cottura cotta, giusta. Troppo cotta perde il sapore? Sì, diciamo che la carne va a snaturarsi. Io infatti cerco di non cucinare mai cotture ben cotte per la carne con l'osso. Cerco di accontentare il cliente sul dissossato, perché altrimenti... Vabbè. Veramente si va a rovinare anche quello che è il processo di frollatura. Oggi avremo... Allora, Michele Ruschioni scopre a 8 anni la forza della brace. E che cosa è successo poi nel tempo? L'evoluzione qual è stata, Michele? La mia evoluzione o l'evoluzione della brace? L'uno e l'altro. Allora, la mia evoluzione è stata che ho fatto il giornalista politico per tanti anni, poi sono guarito e ho iniziato a raccontare il mondo della carne per un semplice motivo. Non lo raccontava nessuno.
o perlomeno nessuno, a mio parere, dedicava tanti approfondimenti. Da qui l'idea di creare una pagina Facebook, un sito, che è una testata giornalistica to core, e poi ovviamente tutto l'annesso e il connesso dei social, no? Profilo Instagram, canale YouTube, un grande contenuto per raccontare il mondo della carne. Questa è l'evoluzione mia, l'evoluzione della brace che si è evoluta, l'evoluzione della brace l'abbiamo qui in studio, che è Paola Marcella. Che è una domanda dell'ascoltatore per esatto, lei. Che c'è stata una grande evoluzione da quelli che erano dei, passami il termine, normali arrostitori di carne, si è passato poi ad un inquinamento saporito con gente che proveniva dalla cucina, che aveva quindi una formazione da chef, si è ritrovata di fronte a una griglia e ha creato cose che prima non c'erano. Però rischio di spoilerare la carriera di Paola se faccio così. No, ma perché, altra domanda e poi andiamo da Paola, il successo, perché Bracciami Ancora è un marchio di fabbrica, lo dicevamo prima, che ha ragion d'essere negli anni proprio perché ha trovato consensi, sostegno, apprezzamenti. Dovuto a cosa secondo te? Ma fondamentalmente perché, come diceva Dario Cecchini, la carne, la brace, generalmente la tavola, è un grosso elemento di aggregazione, e stai pur certo che di fronte a una griglia che arde molte riserve, molti timori, molti ostacoli, molti muri crollano, no? Io sono nato e cresciuto a Porta Pia, ho imparato una cosa, che i muri tocca buttarli giù, servono i ponti, in questo caso il fuoco, la breccia, tavola, la breccia, in questo i caso, ponti di carne, esattamente, il fuoco, la carne, la tavola è un ottimo ponte per unire persone. Bravo Michele, sei forte. Allora Paola, conosciamola, sì. Dai Enrico, sì, no, fai tu la prima domanda. Antonello ci chiede, a chi piace la carne quasi bruciata, a quali tagli deve rivolgersi? Allora io, per quanto riguarda la carne quasi bruciata, e considerato che comunque io ho un bacino d'utenza che arrivo anche a 100% coperti al giorno, ti capita la persona che ha queste necessità e questi gusti, quindi tendo ad orientarli su quello che è il dissossato, quindi su una costata dissossata, un cube roll, un taglio di reale, che così tagliandolo al coltello, facendolo leggermente più sottile, vado semplicemente a scottarlo e quindi non ad eliminare quelli che sono i succhi della carne e quindi poi a rovinare la carne, perché poi in questo caso va a finire tutto quello che è anche il discorso di frollatura. Quindi per quanto riguarda l'osso tendo a rifiutarmi tendenzialmente, perché si fanno lunghi processi di frollatura, c'è una grande attenzione, abbiamo una grande attenzione nel ristorante a riguardo di questo, abbiamo delle carni molto pregiate, quindi per quanto riguarda una bella fiorentina che parte da un chilo a salire, e su questo il grande Dario mi darà ragione, è vietatissima la cottura ben cotta, dico bene? No, Dario, prima che rispondi a due domande, dico, se un cliente mi ha detto, chiede che Dario su questo no, proprio... un filetto ben cotto, no, cosa filetto, fai? Filetto mi rifiuto anch'io, no, voglio sapere... solo, guarda, al medio posso accettarlo, però dal medio sangue al sangue è la cottura ideale. Dario, gli meni o lo accontenti? No, allora a Menano li possiamo menare i clienti. La regola è che la bistecca deve essere cotta come si deve, non per cui la bistecca deve essere con un modo di intendersi che non è perfettamente corretto, al sangue. A giudizio mio la carne quando è buona non deve far sangue, ma nel senso, al sangue vuol dire che al cuore deve essere calda e cruda. Il mio sistema è questo: la bistecca deve essere cotta come deve essere. Se al momento del taglio, poi avendola sporzionata, la signora e il signore non gradisce quel tipo di cottura, la porzione personale, cioè le fette fatte, i cubi fatti, si ripassano in griglia perché si accontenta quel cliente, non si rovina la bistecca. Questo Michele, volevi dire qualcosa, Michele? Faccio il diavoletto dispettoso. Sì, sì. Secondo me, quando chiediamo a un operatore del settore, quindi chi fa ristorazione, come approcciarsi alla carne ben cotta, lo mettiamo in oggettiva difficoltà. Sapete perché? Perché poi alla fine loro si devono rapportare con i clienti, che sono quelli che aprono il portafoglio e pagano. Certo. Allora, siccome io ho i lettori, ho i follower, chiamiamoli come vi pare, insomma, la gente che segue i nostri racconti carnivori, io mi posso permettere di dire che chi mangia la carne ben cotta perde un'esperienza gastronomica sicuramente unica, e io applaudirò sempre lo chef, il grigliatore, il macellaio, che dissuade
con tutta la forza possibile la cottura ben cotta, per un semplice motivo, perché la carne è una, determinati tipi di carne, determinati tipi di tagli sono una categoria merceologica di cui apprezziamo tutte le sfumature se vengono servite in un certo modo. C'è un attacco alle griglierie di carne di Ruschioni in diretto, no no, c'è un attacco a chi eccede nel sì, grigliare, sì, certo. Ma però diciamo oggettivamente chi ha a che fare col pubblico inevitabilmente deve trovare un compromesso. È no, un ma confronto, ci sta, perché aprono certo. il portafoglio, pagano. Andiamo avanti ancora. Domande che arrivano. Sto vedendo anche. Questa mi piace, Eugenio questa sul sale. Il sale Dario. Va messo prima, durante o dopo la cottura. Ho notato che se lo metto mentre cuoce, butta sempre fuori liquido. È possibile. Paola che dice si scalda, Paola si scalda. No, perché questo è un argomento che anche tra noi colleghi ci scanniamo, ecco, la dico così, perché io credo che ci sia un po' questa urban legend che salare la carne, io ovviamente sto parlando di cotture che sono prettamente su brace o su griglia, per cotture così brevi e quindi non di ore, andare a salare la carne prima della cottura non va a creare problemi e non va a asciugare la carne poi di quelli che sono i suoi succhi. Quindi si può, Poi ovviamente questa cosa che può notare questa persona che lo sta raccontando può derivare da una non frollatura della carne e quindi questa fuoriuscita di liquidi durante la cottura è forse una incapacità di caramellare la carne, di sigillarla e anche forse una non frollatura della carne. Comunque la carne può essere salata prima, durante, dopo, un po' a piacimento di chi la cucina. Sono anni che mangio insipido e ho tolto il sale da ogni pietanza perché sono assolutamente convinto che dietro il sale, dietro troppo sale ci possa essere sempre l'inganno e quindi voglio assaggiare la materia prima netta, senza esaltatori di sapidità. Io però vorrei ricordare che il sale è una spezia, quindi in quanto tale tende ad esaltare anche il gusto stesso, in questo caso della carne. Io non avevo dubbi che Dario avesse questa idea e lo seguo da tantissimo tempo, però c'è anche un approccio diverso a quella che è la griglia. Io ad esempio non è che faccio solamente la classica fiorentina, quindi a volte per me quella è una cucina, cioè quindi un piano cottura, pertanto quando si vanno a fare dei piatti un po' più articolati, insomma è la salatura previa cottura, nel caso mio specifico è importante, quindi il cliente già sa a cosa va incontro. Ovviamente spesso e volentieri quando mi chiedono una chianina da 1,5 kg, sono proprio io a chiedere al cliente se vuole addirittura del sale grosso prima di servirla oppure se preferisce, come ha detto Dario, salarla per conto Michele suo. Michele Ruschioni, a proposito del sale, c'è una ricetta colombiana che smonta tutti i falsi miti, come diceva Paola, tra l'altro io l'ho provata un paio di volte, cioè spiegaci bene, riguardo al sale che rovinerebbe la carne. Allora, non la rovina, ok, gli dà un sapore sicuramente differente perché il sale fa quel lavoro. Si chiama, è l'omo al trapo. Si prende o un entrecotto o un filetto, lo si avvolge in una crosta di sale, lo si avvolge in un panno diciamo bagnato o con birra o con vino secondo dei gusti, e poi lo si mette, diciamo sulle braci ardenti col panno? Panno, è una cottura molto intrigante. Dopo un'ora 40 minuti riprendi il panno va via come se fosse una noce, la meraviglia della chimica, no? Sale, liquido e fuoco fanno diventare quel panno come il guscio di una noce, va via e tu hai un entrecot molto molto diciamo affumicata con delle note particolari di una succosità estrema, una roba quindi con pazzesca. Questo abbiamo sfatato che il sale toglie sul nostro diciamo sul canale YouTube di Braciami Ancora c'è questo video dove noi raccontiamo il lomo al trapo, ricetta colombiana, la fanno in pochissimi in Italia perché è piuttosto complicata e che sfada questo mito del sale che seccherebbe la carne prima. Michele, domanda per te. Prima sì. Ho visto proprio sul tuo sito, in Italia fino a poco tempo fa non si riusciva a fare la cob, cioè quel sistema di questa carne molto grassa, venosa dappertutto. Sì. Pare ci stiano provando e riuscendo? Ci provano perché fondamentalmente hanno preso le mucche che prima pascolavano in Giappone, ora le portano in Italia, hanno preso l'embrione. Sì. Sì, non arriva a quei livelli perché il microclima e la biodiversità del Giappone è diversa dal microclima e dalla biodiversità italiana. Io però l'ho mangiata italiana, in Giappone tanta però roba. Ci si stanno avvicinando, certo è
perché in Giappone hanno un disciplinare molto rigoroso, molto particolare, e in Italia non ce l'abbiamo, quindi abbiamo un simil Kobe, però chi è un processo di avvicinamento, il Kobe italiano è sicuramente una carne differente. In solito, si avvicina al 70% per dare così un numero, sì, secondo me anche un po' di meno, però è un processo di, diciamo, è un a te piace? No, non mi fa impazzire, è una roba che non mi fa impazzire, preferisco la carne più carne con diciamo meno eccessi. Ma è vero che accarezzano queste carni? Accarezzano le bestie? Ragazzi, continuamente mettono, ogni giorno? Allora, mettono, è vero, no? Mettono, avete presente le spazzole per sì. lavare le macchine? Anziché sì. metterle in verticale, le mettono in orizzontale sì. e le mucche, che sceme non sono, passano là sotto e si fanno massaggiare. Quello è, perché la mucca sì. gli fa piacere un bel massaggio. A tutti quanti, perché noi siamo mucche, pure a noi ci fa piacere. Scusa, fa Michele. Piacere a tutti, no? Allora dai, dobbiamo fermarci per il momento. Il nostro grazie va come al solito a Valerio Visintino, un fuori classe della critica gastronomica del Corriere della Sera, a Dario Cecchini di Panzano in Chianti, Firenze. Pausa, c'è la pubblicità. Paola, come sta andando? Ma spero bene. Spero bene. Francesco, sì? Come stiamo andando? Ma bene. Io direi molto bene, manca la bistecca e la griglia. Infatti, perché non l'hanno portata? Non lo so. Facevamo troppo fumo. Troppo fumo. Se stavamo da Gruciani, aveva già tirato fuori, aveva già scannato qualcosa. Noi siamo più garbati, più urbani. Più urbani. Stai ascoltando Show Food. Radio TV è sul canale 826 della piattaforma Sky. In chiaro, in tutta Europa. Show Food, lunedì, che giorno speciale lunedì. Con che legna fate la brace? O la fate con la carbonella come si fa in Oriente? Dai. E poi alla fine del prodotto, fine, non durante, se no si fa una bestialità gastronomica, che sale usate? E che olio ci mettete, se volete così dare uno schiappettino d'olio? Allora, sfumature. Al sangue, non al sangue. Poi ci sono altre 10 cose, altrimenti può essere al sangue, ma fa. Cioè, è più importante della la domanda, le domande che ci fa Paolo Scotto sono superiori, superano il resto. Beh, sentiamo qua il patron di Bracciami, allora. Tu come la vedi, allora? Perché non hai inserito anche questi elementi nei criteri? No, a voglia se ne ho parlato, a voglia. Io dico sempre legna di Leccio, no, secondo me è il migliore in assoluto. Il Leccio è un cugino, sì. è un cugino della quercia. Però non tutti hanno il bosco di Leccio sotto casa e quindi a volte serve anche la differenza carbon, no? È forte? Dipende dal manico, dipende dal manico, attenzione, una Ferrari dipende sempre chi la porta. Quindi materia prima o manico, se dovessi scegliere? Io parto dalla materia prima. Entrambi. Capito? Parto dalla materia prima e la affido a Paola, così sto tranquillo. Beh, per quanto riguarda la legna, mi appoggio a quello che ha detto Michele Ruschioni, assolutamente. Io uso anche la quercia in generale, il Leccio sicuramente, e se capita anche il ciliegio, anche se è una cosa abbastanza difficile da avere. Non nego che mi aiuto con del carbone di legna, sempre di Leccio, perché altrimenti bisognerebbe mettere veramente quantità enormi di legna sul fuoco per andare a coprire 100 coperti, sarebbe una cosa proprio quasi impossibile. Quindi comunque nella steakhouse dove lavoro compriamo un carbone di ottima qualità, sempre di Leccio, e quindi questo è importantissimo, anche perché questo poi va a dare il sapore alla carne. Quindi sono tanti accorgimenti. Per quanto riguarda l'olio, io non metto assolutamente olio sulla carne. Lascio al cliente questa scelta, perché per me non è da mettersi. Quindi anche quando vado ad impiattare, che faccio anche degli impiattamenti un po' particolari, tendo a mettere qualche goccia d'olio laterale, e poi nella mise en place del cliente c'è dell'ottimo olio che è extravergine, ovviamente, che il cliente poi decide se poterlo mettere sulla carne. Francesco, o meno. Oggi abbiamo dato un grandissimo servizio, secondo me. Beh, ma ci dovrebbero pagare qui i clienti, no? Ma lo faranno, lancia il tuo IBAN, vedrai. Una cosa brevissima. Vai, Paolo. Sono d'accordo anch'io che non va portata servita con l'olio, però non faccio l'elenco perché diventerebbe antipatico. Dei ristoranti che ti portano l'olio a fianco, lo mettono a fianco nel piatto, guardate dietro la bottiglia, guardate di quanti anni fa è, che purtroppo è un vezzo romano e non solo. E non solo, ne parleremo. Guardate il tappo.
che spesso adesso c'è quel tappo antifrode, a volte c'è sto foro, gli sono andati giù de trapano, no? Enrico, come salutare i nostri? Michele. Beh, e Paola, dai. Abbiamo toccato un argomento, io sono super appassionato perché io adoro e amo la carne, infatti sono stato male l'ultima settimana, l'ho mangiata molto male, mi piacerebbe fare il nome, non lo faccio, glielo ho detto cioè, davanti. Hai scelto un locale? Se vuoi mangiare bene devi venirmi a trovare sicuramente, sì, sapevo, Cassino, Francesco. Uscita dell'autostrada. Andiamo? Assolutamente, certo. Ma vicino a te, Francesco? Beh sì, insomma, è più facile che per te, eh? Vado a prendere a casa Francesco mia, credo, e veniamo. 40 minuti e si arriva. Sì, un attimo. Veniamo. 40 minuti e si arriva. Mi piacerebbe chiudere con un velocissimo ragionamento. A chi non piace la carne al sangue, dico, ma a voi le ostriche piacciono? Sicuramente 9 su 10 gli piaceranno. E poi, se non vi piacciono nemmeno le ostriche, non vi piace la carne al sangue, sono però convinto che vi mangiate l'uovo. Ma l'uovo da dove arriva? Hai visto, Francesco, che sfumatura? Quindi alla fine è solo una questione di abitudine e di cultura. Okay. Quanti follower hai su Bracimi? Attualmente abbiamo 720.000 follower su Facebook, circa 800.000 visualizzazioni al mese sul canale YouTube e tanti lettori che ci seguono. Solo qualità e quantità. Sì, sì, assolutamente. Paola, tanti auguri anche a te. Grazie, complimenti. Grazie. Buona giornata. Complimenti. Grazie, Francesco. È più difficile, Michele, per una donna fare questo lavoro? Beh, sicuramente è un lavoro stancante, sì. Però loro ci mettono quel quid in più che io difficilmente trovo negli uomini. E questo va detto. Chiudiamo qua. Va bene. Però, Grazie a tutti, ciao, ciao Paola, ciao Michele, ciao, ciao Francesco. Dai, che... Trasmissione conclusa, adesso partono le chiacchiere tipiche della radio quando la trasmissione finisce. Ciao ragazzi, alla prossima. No, però così mi faccio mangiare una grande carta. Rimani là, prendi foto di rito, ferma, non ti muove, ferma, non ti muove. Come avviene, non ho fatto la foto, sto a fare video, ti sto a piangere. Ti sto a prendere in giro.